La solidarietà è un presupposto indispensabile del benessere di una comunità. La vita sociale non si svolge soltanto sulla base del rispetto delle regole che si è data. Questo è il minimo. Per vivere davvero bene insieme, per raggiungere una condizione di vita sociale realmente appagante, in cui sentirsi davvero inseriti con vera e piena soddisfazione, è necessario che vi sia, oltre alla consapevolezza dei propri diritti, quella delle proprie responsabilità nei confronti degli altri. È l'esercizio di questa responsabilità che fa sentire realizzati, che rende sereni e ancor di più, vorrei dire, rende anche felici. La solidarietà è anche la principale fonte di sicurezza collettiva, perché poter contare sugli altri ci rende più sicuri e perché fa crescere in noi la fiducia. Sapete, ragazzi, 2 giorni fa in questa sala ho incontrato un buon numero di persone a cui negli ultimi anni è stato conferito il premio Nobel per la pace. Erano qui a Roma per incontri che li impegnavano con grande passione, con l'obiettivo di far diffondere nel mondo il senso di fraternità. Pronunciamo di rado questa parola, fraternità. Da parte di tanti viene ritenuta di significato esclusivamente religioso, quando non da qualcuno come una ingenua illusione di anime sognanti. Ma non è così. Non bisogna avere complesso ritegno nel pronunciare questa parola e nel viverla. La pace, cui tutti diciamo di aspirare, si costruisce anzitutto a partire dalla vita di ogni giorno, dall'incontro con chi ci è vicino, anche se chi ci è vicino in quel momento è uno sconosciuto che incontra per caso la nostra strada. Questo è quanto avete fatto. La cerimonia di insediamento di Gordana Siljanovska-Davkova, che domenica ha prestato giuramento come prima donna presidente della Macedonia del Nord, ha riacceso in un attimo un'annosa disputa diplomatica con la Grecia. Durante il giuramento la neopresidente si è riferita al suo paese come Macedonia, anziché con il nome costituzionale di Macedonia del Nord, concordato nel 2018 con Atene, che accusa la vicina di essersi appropriata di un nome greco e della sua storia. Di tutta risposta l'ambasciatrice greca ha abbandonato la cerimonia. Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, e il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si incontreranno nuovamente a 5 mesi dall'ultimo vertice, questa volta nella capitale Ankara. Dopo anni di relazioni difficili tra le due nazioni, la regolarità degli incontri tra i due leader dimostra che qualcosa sta cambiando. Φαίνεται ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των ακτοφυλακών και των λιμενικών σωμάτων των 2 χωρών, διότι από τον Ιανουάριο και μετά έχουν αρχίσει και μειώνονται ραγδαία οι είσοδοι παράνομων μεταναστών από την Τουρκία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και ότι λειτουργούν. Mitsotakis ed Erdogan faranno il punto sui 3 canali di discussione aperti nel precedente incontro. Secondo Atene, la questione delle migrazioni, in particolare, rappresenta un esempio della nuova cooperazione tra le parti. Αυτό ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί το 2020, η μετατροπή του μουσείου σε τζαμί εκ νέου. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να γίνει 1-2 μήνες μετά ή πιο πριν. Αλλά μία εβδομάδα μετά και μάλιστα την επομένη μέρα του Ορθόδοξου Πάσχα παίζει το ρόλο του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στα θετικά βήματα που έχουν επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες και να τονίσει ότι τα βήματα αυτά αποτελούν απτό παράδειγμα πως οι σχέσεις μεταξύ των 2 χωρών μπορούν να βελτιωθούν παρά τις διαφωνίες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. L'esercito israeliano ha rafforzato le operazioni di terra domenica nel nord della striscia di Gaza, intorno a Jabali, a Beit Lahia, Zaitun e Beit Hanun. Secondo un portavoce militare, Hamas si sta riorganizzando nell'area. Gli scontri hanno causato un numero imprecisato di morti e feriti.
La guerra sul campo si accompagna alle esigenze del presente e del futuro per i civili. A una conferenza di donatori arabi in Kuwait, il segretario delle Nazioni Unite ha ribadito l'appello per un aumento immediato degli aiuti umanitari a Gaza. It will be a long road back from the devastation and trauma of this war. The people of Gaza will need even stronger and deeper partnerships for humanitarian assistance and long-term development to get back on their feet and rebuild their lives. Sabato l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di altre decine di migliaia di palestinesi da Rafah. I militari israeliani stanno invadendo la città pezzo per pezzo, dove credono si nascondano gli ultimi battaglioni e i leader di Hamas. Domenica l'Egitto, uno dei mediatori finora con il gruppo armato, si è aggiunto alla causa del Sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia Internazionale per genocidio dei palestinesi. Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso un cambio ai vertici della difesa. Domenica il ministro Sergei Shoigu è stato rimosso e passerà a dirigere il Consiglio di Sicurezza Nazionale al posto di Nikolai Patrushev, uno dei più stretti collaboratori di Putin. A sostituire Shoigu sarà invece l'attuale vice primo ministro Andrei Belousov. La rimozione del ministro in carica dal 2012 avviene a sorpresa, pochi giorni dopo l'insediamento di Putin per il quinto mandato al Cremlino e dopo oltre 2 anni di conflitto in Ucraina. In Europa i casi di tumore sono in aumento. Secondo i dati dell'Unione Europea, il melanoma cutaneo è il sesto tipo più comune. Un progetto finanziato da Bruxelles a Riga, capitale della Lettonia, punta a migliorare l'accesso alla diagnosi precoce. Questo nuovo dispositivo di rilevamento portatile consente ai medici di base di effettuare uno screening di routine non invasivo. The survival rate for last stage of melanoma is 5% and less, while for the first stage it's almost 100. Un gruppo di ricercatori dell'Università della Lettonia ha sviluppato una tecnologia che utilizza luci di colore diverso per determinare se una lesione cutanea è maligna o benigna. Red light or yellow light or blue light, they reflect differently because in the skin there is blood and melanin, different chromophores, and they give us different information. Le lesioni come questo neo vengono scansionate con le luci che penetrano fino a 5 mm sotto la superficie cutanea. Le immagini vengono analizzate dall'intelligenza artificiale e nel giro di pochi secondi i risultati sono disponibili in un sistema cloud sicuro. Volz è tra i volontari del progetto di ricerca. Sta bene, ma deve tenere questo neo sotto controllo. We get these increased values which are red and yellow. Which shows that melanoma is growing in this lesion. Il dermatologo ha consigliato a Volz di sottoporsi a controlli annuali. In case I'm worried about some particular mole myself, then I can quickly find out if I shouldn't worry about it or if I should go and see consultation with dermatologist. Qui all'Università Tecnica di Riga, i ricercatori hanno sviluppato l'hardware e le tecniche di elaborazione. Il dispositivo è stato testato su oltre 4.000 lesioni, con un alto livello di precisione. Dermatologists for the risky patient, they pick the part of your skin, basically cut it out, and study under the microscope. And they give the final result. And we compare it with our device result, and that's how we see that 95% of all melanomas are being detected by our device. Il budget totale di questo progetto è di circa 645.000 euro. L'85% proviene dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il governo lettone ha fornito il 7,5%, mentre il resto è stato coperto dalle due università. La speranza è che in futuro la tecnologia sviluppata qui a Riga possa rilevare anche altri tipi di cancro e malattie rare.